Quest'anno cosa ci riserva Conformazioni? Allora, quest'anno Conformazione è giunta alla sua sesta edizione e ci riserva un bel po' di spettacoli. Torniamo finalmente di nuovo zona centro storico, quindi sala Strehler del Teatro Biondo, faremo l'apertura del festival sulla scalinata del Teatro Massimo. Gli artisti sono... c'è uno spettacolo con Cristina Donà e Daniele Ninarello e Lanza, uno spettacolo che fonde un po' la danza con la musica, nel vero senso della parola. Avremo MK, Michele Di Stefano con Bermudas, che è uno spettacolo che ha vinto il premio UBU nel 2018. E avremo Ritornerà Enzo Cosimi, con uno spettacolo dedicato a Pasolini, appunto nel centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Ci sarà Giovanna Velardi, ci sarà Manfredi Perego, un altro coreografo che viene per la prima volta a Palermo, e poi incontri soliti, workshop con gli stessi coreografi che faranno lo spettacolo appunto durante il festival. E il festival sarà dal 25 aprile al 1 maggio, il 25 appunto iniziamo con i workshop, e apriranno gli spettacoli il trio Ninarello, Cristina Donà e Lanza. Il 27 pomeriggio dalle 15 alle 18 è una performance che dura 3 ore, una performance appunto installativa. La gente passa, vede, va, rimane, fa un po' quello che gli pare, ed è molto suggestivo perché diciamo che c'è una scenografia abbastanza naturale, abbastanza importante. Ci darà modo anche di presentare il festival ai turisti, a tutti coloro che passeranno da lì.